Qual è lo scopo principale del nostro cervello? Se mi segui da qualche tempo lo sai, il nostro cervello serve per gestire le energie all'interno dell'organismo. Per secoli hanno camminato sul nostro pianeta creature senza un cervello, senza sistema nervoso, funzionavano benissimo, alcune di esse sono arrivate fino a noi, ma abbiamo iniziato a sviluppare un cervello proprio per gestire la quantità di energia. Ed è anche per questo che una delle funzioni più incredibili del cervello, sulle quali stiamo scoprendo sempre più cose con gli studi e la ricerca, è proprio il fatto che il nostro cervello è un tirchio, Belin, è un tirchio pazzesco e quindi cerca costantemente di risparmiare energia. Ma in questo periodo storico, dove abbiamo intelligenze artificiali, macchine che guidano da sole, situazioni molto 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 comode, uno può starsene a casa e fare dei video a casa così come sto facendo io, ecco che la situazione potrebbe diventare un po' più preoccupante. E oggi voglio parlarti del perché molte volte dovremmo imparare a fare le cose più difficili. Ciao a tutti da Gennaro Romagnoli, psicologo psicoterapeuta. Oggi torniamo a parlare di una questione davvero molto interessante. Cioè del fatto che noi siamo tendenzialmente pigri e che vorremmo restare belli seduti tutto il giorno mentre l'intelligenza artificiale e tutte le altre cosine fanno delle cose per noi. Cosa dici? Che questa è soltanto un'illusione moderna? Non è vero, se noi andiamo a leggere nei poemi omerici, scopriamo che gli dei dell'Olimpo avevano a loro disposizione proprio degli schiavi meccanici in grado di fare tutte le cose al posto loro. In altre parole, il sogno di non fare una mazza è presente da sempre. È come se dentro di noi si sapesse che tutta questa fatica forse è eccessiva. Però negli ultimi anni, e in particolare nell'ultimo secolo, ci siamo resi conto che realmente la nostra società è diventata più opulenta. Per la prima volta ci sono più persone che muoiono a causa di un eccesso di cibo che per la mancanza del cibo. Per la prima volta abbiamo persone che paradossalmente vanno in macchina a lavoro e poi passano un'ora in palestra a camminare sul tapis roulant. In altre parole, abbiamo capito che una fatica necessaria cambia le cose e ci aiuta e ci rende più resilienti. Ed ecco perché in realtà noi dovremmo riscoprire un pizzico del fatto di fare le cose faticose. Diversi anni fa fecero un'intervista ad Italo Calvino e l'intervistatore chiese a bruciapelo al grande scrittore di dare un consiglio ai più giovani. Disse: "Ci dia un consiglio al volo su cosa dovrebbero fare i più giovani. State alla larga dalle cose facili." Che cosa intendeva Calvino? Beh, qualcosa che forse intuitivamente aveva già afferrato, cioè il fatto che quando siamo di fronte a due scelte, dove una scelta è facile e l'altra è difficile, scegliamo sempre quella facile. Delle volte è giusto fare così, ma tante altre volte è sbagliato. Anzi, se dovessimo soppesare statisticamente, è molto più sbagliato che giusto fare la scelta più facile. E adesso cercherò di spiegare il perché. Beh, è quasi inutile che vi racconti, ma invece è bene che ve lo dica, che dopo un percorso facile è molto più probabile trovare cose difficili, mentre al contrario, dopo un percorso difficile è più probabile trovare cose facili. Cosa significa? Che se per caso la mia vita parte un po' in salita, ecco che questa salita allenerà le mie gambe e quando troverò una strada pianeggiante mi sentirò particolarmente bene. Al contrario, se faccio tanta strada pianeggiante e di colpo diventa una salita, ecco che quella salita diventerà molto più pesante, ma per davvero più pesante. Lasciate che mi spieghi meglio. Ciò che ti ho appena raccontato della salita e della pianura non è solo un semplice effetto contrasto, di certo lo è, cioè quindi quando abbiamo un contrasto tra una parte e l'altra, ecco che abbiamo un effetto. Quindi se prima andiamo in salita, la pianura ci sembrerà molto facile. Se prima andiamo in pianura e poi andiamo in salita, la salita ci sembrerà più difficile. Non è un semplice effetto contrasto, ma è proprio un effetto allenamento. Cioè, se tu prima, durante la salita, hai allenato i tuoi muscoli, ecco che poi nella parte pianeggiante quello sarà un defaticamento. Al contrario, se invece tu durante, i tuoi muscoli li hai allenati nella fase pianeggiante, ecco che quando ci sarà la salita non sarà un defaticamento, ma sarà un vero e proprio allenamento in più, un pezzo di allenamento in più. Se ad esempio nella tua vita hai letto soltanto, romanzi molto semplici da leggere, quando arriverai a leggere un romanzo più difficile, ti sarà molto più complesso imparare e cercare di capire quella scrittura. La stessa cosa succede al contrario: se hai letto un romanzo molto complesso, dopo leggere un romanzo più facile, sarà
semplicemente più facile. Lo so cosa stai pensando, che questa roba qua sia una banalità, ma non è una banalità, perché cambia il mondo. Cosa significa? Che se ieri hai letto, non so, 3 romanzi di Dostoevsky, belli, corposi, piuttosto complessi, e sai di averli capiti, le volte successive, quando qualcuno ti parlerà di altri romanzi, di altri libri, non importa quanto siano complessi, neanche ti chiederai quanto saranno complessi, perché sapendo di aver già letto Dostoevsky o qualsiasi altro autore russo di solito molto complesso, ecco che leggere altra narrativa sarà una passeggiata, perché ti sarai allenato. E non solo, sapere di dover leggere 50 pagine di quel nuovo romanzo, magari perché li stai studiando, se hai letto Dostoevsky, sarà percepito nella tua mente come uno sforzo molto inferiore. Ne abbiamo parlato di recente per quanto riguarda il percorrere lunghe distanze. Se sei una persona che si allena regolarmente, magari corre tutte le settimane 20, 30, 40 km, magari sei un maratoneta, ecco che parcheggiare la tua auto e farti un chilometro e mezzo o anche 2 chilometri a piedi non è tanto. Cioè, se pensi devo fare 2 chilometri a piedi, non pensi oh mio Dio quanta strada ho da fare. Ma se nella tua routine quotidiana non cammini mai, non ti alleni mai, 2 chilometri sono tantissimi. E non sono tantissimi realmente, fisicamente, perché al termine di 2 chilometri sarai spompata o spompato, ma nella tua testa, nella tua percezione, affrontare quei 2 chilometri sarà tutt'altra cosa. Quindi questo significa che dobbiamo fare tutti come in tana delle tigri e quindi sottoporci costantemente allo sforzo, perché viviamo in una vita che è troppo oziosa, diciamo così, è troppo... No, non vuol dire questo. Ma significa che se nella nostra vita siamo di fronte a delle strade, ecco che dovremmo stare attenti quando il nostro cervello tende a scegliere quella più facile, perché è ovvio che scegliere la strada più difficile può portare grandi risultati. Scegliere la strada più difficile invece di copiare studio, facciamo l'esempio banale, oppure invece di leggiucchiare solo gli appunti, leggo anche i libri, magari non ti serve per quell'esame, ma ti servirà per l'esame dopo e per quello dopo ancora. In altre parole, il nostro allenamento, fare cose difficili, accogliere le cose difficili nella vita, ci prepara poi a vivere in un'altra prospettiva ciò che arriva domani. Viceversa, fare costantemente cose facili fa l'esatto opposto, ci fa vedere tutto il resto come molto difficile. Non so se ti è mai capitato questo fenomeno particolare, magari è una cosa difficile da affrontare tra 3 giorni, continua a pensarci, forse non ti fa addirittura dormire, di colpo avviene un avvenimento ancora peggiore, ok? Magari devi risolvere un problema più grande, quindi per un attimo la tua mente non pensa più al primo problema, pensa solo al secondo, e dopo che hai risolto questo secondo problema, il primo problema non è che torna a farti pensare come prima, ma se è molto più piccolo ti farà pensare molto molto meno. È un po' come se dicessi dentro di te, vabbè, se ho affrontato quella cosa lì, figurati se quell'altra cosa là mi farà paura. Solitamente le persone non riescono a comprendere quanto sia importante questa roba che ti sto raccontando, cioè il fatto che la nostra mente tende, diciamo così, ad andare verso il piano inclinato della facilità, invece tende ad evitare qualsiasi piano inclinato in salita di difficoltà. Ma noi ne abbiamo le prove empiriche. E le prove empiriche le abbiamo dagli studi sui nudge, cioè sulle spinte gentili. È presente? Libro Richard Taylor, anche lui premio Nobel con Kahneman, vabbè. Lo studio è davvero famoso. All'interno di una scuola si cerca di cambiare, modificare, nudgiare, cioè spingere nuove abitudini, magari maggiormente salutari. Allora cosa fanno i miei colleghi? Prendono tutte le bevande gasate, caloriche, come non so, la Coca-Cola, la Fanta, la Red Bull, insomma, te ne dico un po' a caso, che solitamente erano proprio lì davanti, nello store di una scuola superiore, e praticamente fanno sì che queste lattine siano un po' più nascoste, un po' più difficili da raggiungere. E tu cosa pensi? Che se metti le lattine più distanti, i bambini o i ragazzi di queste scuole superiori berranno più acqua se gli metti l'acqua lì? Pensi che sia una follia? E invece, è andata esattamente così. Lo so che potrà sembrarti strano, magari hai figli e pensi, se io gli nascondo la Coca-Cola a mio figlio non è che lui non la beve più. Beh, dipende, perché da questi studi è evidente che se io rendo difficile o perlomeno nettamente più difficile raggiungere la Coca-Cola, perché te la metto alle spalle, te la metto in alto, e rendo più semplice raggiungere l'acqua,
ecco che aumenterò tantissimo la probabilità che la gente vada verso l'acqua, esattamente come in questo studio. E qua ci sarebbe un'altra parentesi da aprire. Allora, in nudge sono giusti o sono sbagliati? Perché se non faccio le cose difficili e poi in nudge serve per fare le cose facili, o meglio, per fare cose difficili in modo facile, non so se riesco a spiegarmi, è sempre una specie di equilibrio, quello stesso equilibrio del quale parliamo da sempre e di cui, signori, siamo consapevoli da poco tempo. Lo sappiamo davvero da poco tempo che se magari aiutiamo troppo una persona, le togliamo delle abilità. Sappiamo da poco tempo che l'avanzamento tecnologico potrebbe renderci più stupidi, anche se Platone, parlando di Socrate, diceva che se avessimo implementato la scrittura saremmo diventati tutti immemori. Insomma, è una questione della quale ci occupiamo da tanto tanto tempo. Un punto però essenziale ci deve essere: lo sforzo, sforzarci deliberatamente, come ci racconta Erickson, è qualcosa che fa bene. L'abbiamo visto nella puntata sulla tenacia, sulla grinta e sulla motivazione, o meglio sulla forza di volontà. Abbiamo visto che quell'area del cervello che è neuroplastica, che ci consente di diventare sempre più cazzuti, ha a che fare con lo sforzo. Se non ti sforzi, non attivi quella parte del cervello. Sono un po' come dei muscoli. Se quei muscoli non li usi, nel tempo tendi a perderli. Però soprattutto il messaggio più potente che io voglio dare all'interno di questo video è di stare attenti quando siamo di fronte a delle scelte a non cadere sempre verso l'acqua perché ci hanno nascosto la Coca-Cola. Perdonami se adesso ti intorcino un po' il cervello, ma ci siamo capiti. A non andare sempre verso la scelta più semplice, perché a volte c'è l'acqua e quindi è più corretto, tra virgolette, prendere e seguire il nudge. Altre volte però noi ci facciamo ingannare raccontandoci delle narrazioni per giustificare il fatto che semplicemente siamo pigri. E invece lo sappiamo sia dalla saggezza popolare che dalla crescita personale. La saggezza popolare dice prima il dovere, poi il piacere. Anche perché è logico che le cose vadano così, perché altrimenti poi non fai più il dovere. No, è perché se non fai prima il dovere, il piacere non te lo godi. Lo ripeto, se non fai prima il dovere, il piacere farai molta difficoltà ad inserirlo. Te lo posso assicurare. Tutto questo è un po' riassumibile in una storiella, in una metafora che probabilmente avrai già ascoltato, ma io te la racconto di nuovo. Immagina un professore che arriva in aula con un vaso di vetro completamente vuoto, con della sabbia, della ghiaia e dei sassi, e dice come dovremmo riempire questo vaso. Allora una persona alza la mano e dice: beh, io prenderei prima la sabbia, la metterei tutta dentro, poi metterei la ghiaia. Il professore nel frattempo lo fa e vede che la sabbia riempie tutto il vaso, la ghiaia riempie il resto e non c'è spazio per i sassi. Allora un altro alza la mano e dice: forse non dovremmo fare così, forse dovremmo fare prima la ghiaia, poi la sabbia, ma c'è lo stesso problema. Allora una ragazza alza la mano e dice: no, secondo me dovremmo mettere prima le pietre grandi, poi la ghiaia e poi la sabbia. E questa è la soluzione giusta. Allora il professore mette prima i pezzi grossi, no, i sassi, poi ci versa dentro la ghiaia che si accomoda all'interno dei sassi e poi alla fine la sabbia. E poi il professore guarda l'aula e dice: così è fatta la nostra vita. Prima occupiamoci delle cose importanti e difficili, sono i sassi. Poi delle cose un po' meno difficili e un po' meno importanti. E poi delle inezie. Quindi nuovamente prima il dovere e poi il piacere. Perché se prima facciamo il dovere, poi ci godiamo il piacere. E più facciamo dovere e più diventiamo bravi a godere del piacere. E tutta questa faccenda qui si lega a doppia mandata con i nudge, con lo sforzo, con la pratica deliberata. Quindi se vuoi che io approfondisca questi temi, magari ci facciamo una puntata del podcast e altri video di approfondimento. Fammelo sapere lasciando un commento qui sotto. Nel frattempo, anche tu, durante la tua quotidianità, guardati attorno e quando vedi che sei di fronte tra cose troppo facili e cose troppo difficili, o cose facili e difficili, magari torna alla mente a questo video, ai consigli che ti ho appena dato e prova ad intraprendere prima la strada più difficile. Ti assicuro, come ha detto qualcuno, mangiamo il rospo come prima cosa al mattino. Fare le cose difficili come primo passo farà sì che tutto il resto della giornata o tutto il resto dell'anno sarà in discesa. Bene, probabilmente non è così difficile, ma in caso tu non l'avessi ancora fatto, iscriviti al canale perché moltissime persone vedono i nostri video di sfuggita e poi non si iscrivono al canale, quindi poi ti perderai
tutto il resto degli aggiornamenti, super interessanti aggiornamenti che, come vedi qui su Psynel, aprono la mente in modo un po' diverso rispetto al solito, perché sono tanti anni che parliamo di queste faccende e mi piace mettere tanta carne al fuoco, perché sono convinto che questo sforzo di difficoltà farà sì che tutti gli altri contenuti che incontrerai dopo questo video saranno molto più semplici da comprendere. Ma sono proprio questi video dove serve un pizzico in più di sforzo che ti apriranno la mente. Ebbene, ci vediamo al prossimo video. Ciao! Ciao, se ti interessa avere maggiore calma, concentrazione e motivazione, vogliamo invitarti a partecipare a Mind Fitness, il nostro mini corso gratuito di 5 giorni. In Mind Fitness lavoreremo assieme sulle 5 aree del benessere mentale e della performance: stress, pensieri, emozioni, focus e motivazione. Per partecipare gratuitamente a Mind Fitness ti basta cliccare il link e ci vediamo all'interno del mini corso.